Se per l'avvertenza Riello potrebbe aprirsi uno spiraglio per la risoluzione della vicenda con un impatto meno tragico del previsto, per quanto riguarda la crisi Brioni, che vede coinvolti gli stabilimenti di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertone, il gruppo Kering sembra andare deciso per la propria strada. Dopo l'incontro presso il MISE di ieri, che fa seguito a quello analogo dello scorso 13 aprile e quello del 14 presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, l'azienda ha sostanzialmente confermato la propria volontà del proseguimento con le proprie linee strategiche e attività operative. In particolare, annuncia l'azienda in una nota, alla luce dell'accordo quadro firmato lo scorso 22 giugno relativo alla gestione del piano industriale, ad oggi oltre 200 risorse nell'ambito dei 320 esuberi hanno già sottoscritto specifici accordi per la risoluzione consensuale incentivata dei propri rapporti. L'accordo garantisce un'integrazione del trattamento economico di cassa integrazione, la NASPI, a partire dal mese di firma dell'accordo e riconosce un importo aggiuntivo a titolo di incentivo dal primo mese della firma e fino alla maturazione del diritto alla pensione, o al massimo fino al 31 dicembre 2025. Durante la videoconferenza, la società ha anche aggiornato tutte le parti sui progressi fatti negli ultimi mesi rispetto al piano industriale, comprese le aperture dei nuovi punti vendita in Cina, ribadendo la propria ferma intenzione di voler continuare a procedere in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti, al fine di poter mettere in atto tutte le azioni necessarie per la difesa e il rafforzamento del marchio e per riportare la società a livelli di efficienza e redditività sostenibili nel lungo periodo. Dura però la nota rilasciata invece dai rappresentanti nazionali di CGIL, CISL e UIL. I vertici Brioni hanno confermato l'esubero di 321 lavoratori negli stabilimenti della provincia di Pescara. Da quando il gruppo Kering ha acquisito la Brioni, proseguono, si è solo preoccupata di ripianare i debiti, ma non ha mai realmente proposto un piano di rilancio del marchio storico italiano. La perdita di know-how rischia solo di impoverire la Brioni. Intanto i rappresentanti regionali dei sindacati fanno sapere che a seguito della riunione di stamani con il Ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione Covid-19 per ulteriori 9 settimane fino al 31 dicembre 2021. In questo modo la successiva cassa integrazione straordinaria partirà dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe di cassa integrazioni per Covid-19. La proroga vale per tutti i lavoratori, anche per coloro che hanno già sottoscritto il verbale di conciliazione.